Anne Boleyn, Mary Stuart et Elisabeth Ier sont les héroïnes de trois opéras de Donizetti qui seront présentés d'ici à 1993 à l'Opéra de Monte Carlo. Le premier opéra, Roberto Devereux, met en scène Elisabeth Ier, interprétée par la grande soprano Mariana Nicolescu. Est-ce que le rôle de reine dans cet opéra de Donizetti vous convient? Oui, d'abord ça me convient, le rôle de reine tout court. Mais pour vous dire que la reine Elisabeth Ier d'Angleterre, dans ce Roberto Devereux de Donizetti qu'on met sur pied ici, dans ce splendide théâtre de Monte Carlo, c'est un personnage fabuleux. Well, the main character in Roberto Devereux is the Queen of England, this fantasy Queen of England that never really existed in the way that Donizetti imagined her. He's turned her into a sort of mad Chinese empress. She's really rather like Turandot in some way. And I think that some of the vocal gymnastics that you get are really the expression of a sort of musical insanity. And you know what? Why it wasn't so long? Because we didn't have the pad in That's the right. front. And so the whole thing collapsed right. in the no, front. It'll, yeah. It'll be fine. Now. Okay. Now, I'm going to try this experiment. Okay. This exit now. Yes. Now. Is this working? Yo, yes, watch out where I should put. That, there's no. This. I like it on here. Here, it's wonderful. Small. You can see a little face yeah, moving small. Along the back. Yeah, of yeah, yeah, yeah. Okay. Where is the queen? That's wonderful. Okay. Difficile à parler du bel canto parce que c'est comme la pulsation du cœur qui finalement est très rythmique mais en même temps pas. C'est comme la vie, voilà, qui semble enfin on fait les choses normales, on respire, on sourit, on marche. En même temps, rien n'est pareil, rien n'est la même chose, rien n'est mathématique. En même temps, c'est la mathématique. In the area of medicine that I came from, which was neurology, my interest was movement, speech, expression and so forth, and therefore I concentrate with great intensity on that on the stage, so that the skills that you are trained in as a doctor, particularly as a neurologist and as a neuropsychologist, are really totally applicable to what happens on the stage. So you have to hold it down here, yeah. Tiens la pointe, hein? Yeah. Tu la tiens devant? Aussi, ça pèse énormément. C'est pas exactement la chose la plus commune. À chanter avec, parce que finalement, la reine d'Angleterre. Elle faisait tout, c'était la monarque absolue, le pouvoir absolu, mais alors elle chantait pas. Donc, on comprend bien qu'elle pouvait passer des heures et des heures avec les 30 kilos dessus. Mais finalement, elle n'avait pas du pouvoir du tout, parce que la seule chose qui l'intéressait, c'était l'amour. Et ça, elle n'avait pas. Attention. Elle pouvait pas commander l'amour.
I do have here also my shoes, no? Oh, dunque, guardare un po' più lei. Quel morbo sguardo. È interessante. Stop. Then he sits here. Quello si siede? Yeah. Lo devono vedere. Sì. Allora, Cioè, no, me no, ma non così, non così. Troppo. Sì. È molto bello. Alla fine, I can just drag it around. Yes, I tell you what, use it like a toreador. Yeah. When you put it out like that. Sì. So in the full length, yes, I have to full, yeah. really open yeah. it up yeah. fine. Yeah. So use it as a matador's cape. Yeah, I have to better use it. Dal tremer. Ottavo e non penso. Canto, it allows divas to show their vocal gymnastics. It's something which allows the singer to show all sorts of peculiar athletic excesses and exorbitances which ordinary singers simply can't do. And conductors very often get worked up about aspects of it which I can't hear or detect at all. All I can detect is if it's doing the work of forwarding the drama in any way. But if it's not doing that, it's of no interest to me at all. I mean, I like the beautiful sounds and so forth, but and if I were to sit back and close my eyes and not see the thing as a stage work, I suppose I might be able to appreciate what the conductor is listening to more than I am. Anni luce più piano. E rotondo. E rotondo. E l'estasi lirica. Anche qui l'impulso è sul vivi ingrato. E la sublimazione della frase. C'è un falso concetto che il bel canto vada accompagnato. No, deve essere un corpo unico al di sopra dell'orchestra, d'accordo, ma non può essere accompagnato. Ogni cosa, anche la minima come questa, un tarira, è vitale. La difficoltà estrema del bel canto è che tocca tutta la gamma vocale, dalla nota più grave alla nota più acuta, e devono essere tutte note di estrema qualità. E soprattutto credo anche questa magia, che poi sono le cose che non si possono spiegare in parole, che danno questo, che vengono a questo pulso interiore che fa che questo fuoco, questo accento, questa drammaticità non venga per una spinta, ma in questa frase tesa e legatissima. Per non distruggere anche la forma. E praticamente si dovrebbe arrivare a cantare forte nel piano.
Se tu fai questo potè lasciarmi con comodo e troppo largo, io sono costretto a fare una cosa più larga. Ah, cioè sì. L'impulso musicale sì. viene sempre dato, determinato dalla vocalità, dalla voce. Cioè quindi l'impulso... potè lasciar... Vedi questo accento che ho messo qui? Sì. È proprio sulla parola lasciar. Sai, come un aquila regale che plana, sì, no? con le ali aperte, che devi planare anche, su questa frase, sì, no? Ma... cioè non gli devi dare, come mi hai detto ieri, sì, la regina d'Inghilterra, no, vai. No. E quando ho fatto la seconda volta, quel forte sul... Certo. Sul... anche una parola in tedesco. In italiano c'è una parola che è bel canto. Io sono don al fine. E invece questo pulso interiore, non so perché mi fa tenere lungo. Adagiarmi sul. Io sono donna. Io sono don al fine. Point final doit être la sublimité et l'extase lyrique et qui doit vous donner l'idée qu'on est investi par les dieux.